Perché tanta formalità? Benvenuto nella famiglia. Grazie, è stata una sorpresa per me. No, con Werner succede questo e altro. Oh, 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 attenzione a come parli. Scusate, dottor Niederbühl, ha visto mio fratello. Mi dispiace. Ah, sta arrivando. Bene, ma dove eri finito, André? Ti va di fare lo spiritoso. La Kessler non si è presentata. Ho dovuto occuparmi di tutto io. In modo che il mio ingordo fratello, gli ospiti e la sposa avessero il pranzo. Sì, va bene. Non potresti almeno dirmi grazie? Ma sì, grazie. So che posso sempre contare su di te. Che cosa ci fa William qui? Mi ha appena perdonato. Sì, come faccio io di solito con te, in effetti. Diciamo che più spesso è il contrario. Come mai c'è Mel? Sono stata invitata. Esatto, proprio così. Sono davvero contento di vederla. Grazie. Sa come è cresciuta Valentina? Non la riconoscerebbe. Era necessario. Non ci credo. Promettimi una cosa. Oggi non parlerai dei tuoi problemi. È una monella. Ci sediamo? Sì. Prego. Grazie. Arriva. Dare inizio al rito del matrimonio. So che entrambi avete preparato i voti nuziali. Vuole cominciare lei, signora Saalfeld? Per fortuna hai cambiato idea. Sono venuta solo per lavoro. Caro Werner, di amarci e sostenerci nella buona e nella cattiva sorte, ce lo siamo già promesso moltissimi anni fa. Io ti conosco da così tanto che posso affermare con certezza che con te sembra quasi di trovarsi sempre sulle montagne russe. Ma il fatto che adesso, dopo parecchi anni, ripetiamo il nostro sì, per me è importante. Ti amo tanto. Signor Saalfeld? Ovviamente ti amo anch'io. Sì. D'ora in poi condivideremo tutti i momenti difficili e le preoccupazioni che la vita ci porterà. Però condivideremo anche le cose belle e felici, i momenti di gioia che verranno. Oggi voglio legare la mia vita alla tua. E questa volta sarà per sempre. Adesso prego i testimoni di avvicinarsi. Oh! Chiedo a lei, Hans Werner Saalfeld. Hans è un nome che non uso più da tempo. Sì. Vuole prendere la qui presente Charlotte Saalfeld come sua legittima sposa ed amarla, nella buona e nella cattiva sorte? Risponda sì. Naturalmente. Sì.
Adesso chiedo a lei, Charlotte Zalfeld. Vuole prendere il qui presente Werner Zalfeld come suo legittimo sposo ed amarlo, nella buona e nella cattiva sorte? Risponda sì. Sì, certo che lo voglio. Gli anelli. Che cosa? Li hai tu gli anelli. Per i poteri conferitimi dalla legge, vi dichiaro marito e moglie. Tu mi rendi l'uomo più felice del mondo.